Una lista lunga di bellezze italiane che seducono il mondo. Stanno conquistando il cinema, la moda, la danza e ora pure la politica. Le bellezze italiane seducono il mondo. Una lista lunga di prodotti di punta, si fa per dire, sta conquistando oltre oceano e oltre Alpe il cinema, la moda, la danza e negli ultimi tempi pure la politica. Lontani i tempi della Lollo, della Loren, sempre immortali, ma i canoni della bellezza sono cambiati. Noi pensiamo che esistano i canoni della bellezza, pensiamo che esistano le misure. In realtà esistevano. Le misure della bellezza esistevano nei concorsi, per esempio, delle Miss Italia degli anni 50. Oggi la bellezza è qualcosa di completamente diverso. Per sfondare oggi non bastano più le forme giuste, dunque all'estero la gavetta è dura. Lo sa bene l'eclettica Valeria Golino, che a 22 anni partì per Los Angeles. Si scelse un fidanzato giusto che le procurò diverse particine e poi la grande occasione. Cercavano un'attrice sconosciuta con un budget basso e bassa di statura per non far sfigurare due protagonisti, Dustin Hoffman e Tom Cruise. Il film era Rain Man, da lì tra alti e bassi la Golino ha fatto strada. Lei non è bella, è molto 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 intensa. Molte nostre attrici italiane prima del successo sono passate per Parigi. La prima è stata Monica Bellucci, fisico molto mediterraneo, marito francese Vincent Cassel, con cui ha girato pellicole de sé. Ha sfondato ad Hollywood con Matrix, passando dal nostro cinema con Muccino e Tornatore. Oggi è considerata l'italiana più sexy del pianeta. La Bellucci è l'equivalente esatto della Lollobrigida. A Parigi Monica è in buona compagnia. Nella città dell'amore infatti c'è passata e rimasta pure Carla Bruni, torinese di famiglia intellettuale. Visino d'angelo che ha conquistato Sarkozy. Alla Bruni è riuscita la quadratura del cerchio. Oggi è una donna di 40 anni, ha conquistato Parigi quando ne aveva 20 e attualmente siede alla destra del presidente. Amatissima e ben inserita oltre Alpe anche la siciliana Eleonora Bagnato, romana, prima ballerina all'Opera di Parigi, esile con due occhioni blu che stregano, fugaci le sue apparizioni televisive che la rendono ancora più misteriosa, anche se ora avrebbe un amore italiano, noto imprenditore sciupa femmine. Laura Chiatti e Emanuela Arcuri stanno per spiccare il volo verso Hollywood, la collina dei famosi. La prima, dopo il successo a Cannes, è stata definita dai francesi la nuova Brigitte Bardot. Ha e trasmette la bellezza della Chiatti, la capacità di essere trasgressive. La Manuelona di Latina, fisico alla Lollo, è stata scelta da Prince per il suo ultimo video. Dopo averla notata in un piccolo film spagnolo, l'ha voluta a tutti i costi e senza provino. Molto apprezzata anche Giovanna Mezzogiorno. Nella Ville Lumière lei ci ha vissuto e studiato per anni. Noi l'abbiamo conosciuta grazie all'ultimo bacio di Gabriele Muccino. Dice però di odiare Parigi, dove non tornerebbe mai a vivere. Cuore ingrato, direbbero i napoletani. Bellezze italiane che non ti aspetti sono pure la lodigiana Bianca Baldi, top model per Victoria's Secret, e Maria Carla Boscolo, un giunco di 24 anni, romanissima di famiglia borghese un po' hippie. A sfondare molte italiane ce l'hanno fatta, ad altre non è andata proprio bene. Maria Grazia Cucinotta, dopo il successo del Postino Oltreoceano, si è persa nei titoli di testa di James Bond. Aspettiamo ora Caterina Murino, made in Bond pure lei, ma con un curriculum di film di nicchia e la conoscenza di quattro lingue. Insomma, proprio come la moda, il made in Italy delle nostre bellezze viaggia da Montmartre agli studios. Speriamo solo che le nuove leve non siano meteore, anche se la bellezza italiana si raccomanda da sé.